Molto bene, partiamo seduti in posizione comoda, chiudiamo gli occhi, immaginiamo sempre un filo che ci tira, ci allunga verso l'alto, inizia a correggere la postura della schiena, rilassa bene le spalle, rilassa le braccia e goditi questi pochi momenti che hai tutti per te, per prenderti cura di te, per regalarti una coccola, un po' di relax e un po' di benessere per il tuo corpo e per la tua mente. Fai dei respiri profondi, inizia a rallentare il tuo respiro. Inspiro dal naso e espiro con la bocca aperta ancora. Il mento leggermente verso il basso, rallenta il respiro, lascia che un senso di pace e di relax ti avvolga, proprio come una coccola o un abbraccio, quell'abbraccio di cui abbiamo bisogno in questo momento, che ci manca. Continua a tenere gli occhi chiusi, non serve guardare lo schermo adesso e prova a immaginare quel luogo in cui vorresti essere oggi, quel luogo che ti manca più di tutti, quel luogo dove vorresti andare appena hai la possibilità di uscire, su di una montagna, su un qualunque giardino, in riva al mare. Immaginati lì e ascolta il senso di pace, di relax che arriva, e ogni volta che arrivano dei pensieri negativi, prova a riportarti in quel luogo di pace, di serenità. Lentamente apriamo gli occhi e su, inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro. Ancora, prendi aria e butta fuori, ancora una, su, inspira, espira, rimani con i palmi delle mani lontani, i polpastrelli a contatto, apri bene le spalle, spingi giù le spalle come se qualcuno ti volesse tirare e inizia solo a ruotare la testa lentamente, destra e sinistra. Piccolino, cerca di guardare sempre più indietro. Rimani al centro e piega da una parte e dall'altra. Se tira un po' la zona della spalla, la zona del collo, il braccio, potresti avvertire anche un pochino di formicolio, l'importante è non sentire mai dolore,
ritorno e rifletto. Dall'altra parte allontana l'altra mano in fuori, allungati bene. Non perdere l'allungamento verso l'altro e bene l'appoggio sui glutei. Se sei scomodo, ricordati di mettere un cuscinetto sotto il bacino o di distendere le gambe in avanti, come sei più comodo. Fai un bel respiro, ruoti, guardi giù. Ruota bene. Senti bene l'allungamento tutta in questa zona. Potresti sentire più da un lato o più dall'altro, è normale. E ritorna al centro, resta solo giù il mento, fai un bel respiro, porta le braccia in avanti, arrotonda anche la colonna, soprattutto la prima parte del dorso, tieni bene giù il mento, e su allunga, porta le mani dietro, apri bene il petto, lascia cadere la testa, le mani sono quasi che si toccano e spingi bene il petto in avanti. Se hai difficoltà con la cervicale la lasci con lo sguardo in avanti e apri solo il petto, nessun problema. Se no, lascia cadere indietro la testa. E ritorna qui. Disegna una C, butti fuori l'aria e inspiri. Allunghi, raddrizzi la schiena, lo puoi fare con le braccia e allungo su e allungo, o lo puoi fare tenendoti e allungo, schiena bene rotonda. Alla prossima, andiamo giù a terra, piano 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 piano, andiamo in appoggio una vertebra dopo l'altra. E andiamo ad appoggiare giù la testa, braccia lungo i fianchi, ricorda sempre se hai il mento che punta verso dietro, aiutati con un asciugamanino o con un cuscino per poter avere il mento perpendicolare a terra. Da qui lo spingi anche un pochettino verso il basso per allungare il tratto cervicale. Butti fuori l'aria e andiamo a stendere la gamba sinistra verso l'alto. Come vi dicevo, oggi facciamo qualche esercizio di per riattivare la circolazione solo con la punta. Pieghi e stendi, bene le spalle aperte, le braccia a terra, tutta la colonna attaccata al tappetino. Se hai difficoltà a tenere la gamba distesa, non importa, tienila un pochino piegata, l'importante è che sei comodo. Disegnati i cerchiolini da una parte e dall'altra, tieni bene la testa dritta . Ok, adesso disegnati i cerchiolini con tutta la gamba, tieni la punta bene a ballerina, rimani con tutte e due i glutei appoggiati a terra senza cadere da un lato e disegna dei cerchiolini. Io sento già la gamba che frigge, rimani al centro e pedala. Facciamo l'ultimo. E tiri il ginocchio al petto, gomiti bene aperti, rilassa bene le braccia . Respiri lenti e profondi. Abbiamo la gamba sinistra, la cavalliamo sulla gamba destra, apriamo il braccio sinistro in fuori, guarda a sinistra, lentamente lasci cadere tutte e due le ginocchia a destra. Mi raccomando, la spalla sinistra deve rimanere appiccicata a terra. Il braccio si allontana, la mano si allunga in fuori e tieni tutto il braccio appiccicato al pavimento. Respiri lenti e profondi.
Se hai piacere, tieni ancora gli occhi chiusi e rilassa. Lentamente torniamo al centro. Torni con le gambe a terra, stendi la gamba destra e ripetiamo. Piego e stendo bene la punta. Rilassa le braccia, rilassa le spalle. Disegna dei cerchiolini. Cerchi con la gamba da un lato e dall'altro. Da un lato e dall'altro. Rimani al centro e pedala. Rimani col ginocchio al petto e tira. Questi esercizi li puoi ripetere anche la sera quando senti le gambe molto stanche, tra un po' che arriverà il caldo e servono proprio per riattivare la circolazione. Incrocia la gamba destra sulla sinistra, fai cadere le gambe a sinistra, allontana la mano destra in fuori, appiccica il braccio bene a terra, il palmo della mano giù e resta. Piano piano ritorni, tutte e due le gambe su, le apri le punte in fuori e stendi, mi raccomando, sono aperte come fossimo proprio delle ballerine. Ok, e da qui piego e stendo, ginocchia in fuori e chiudo, ancora 4, 3, 2, 1, facciamo una bella rana, stendi e chiudi, piego, stendo e chiudo ancora. L'ultimo, rimani solo sforbiciatine verso l'alto, 4, 3, 2 e resta squadra. Piedi flessi, braccia in fuori, tira su anche i palmi delle mani come se volessi andare ad appoggiarli al muro. Puoi tenere le gambe anche un po' piegate, come ti senti comodo. Se inizi a sentire tremare le gambe, va bene, è normale. Resisti, porta anche le braccia verso l'alto. Resisti qualche secondo, muovi bene anche le dita delle mani, ferma il respiro e abbraccia le ginocchia al petto e resta. Piccoli dondolini sulla schiena. Andiamo bene a massaggiare la zona lombare, ne fai uno più grande e ti giri sul fianco e lentamente, piano piano, torni su, un bel respiro, espiro, ancora uno.